Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci qui di nuovo con Street Fighter 6, signori. Allora, riprendiamo con un secondo episodio. Volevo esplorare con voi ancora un pochino quella che è la modalità World Tour, quindi con il nostro personaggio, il nostro anzianotto, l'abbiamo creato ad hoc per vedere un pochino appunto anche questa modalità, per scoprirla insieme. Poi eventualmente, come detto, questi video saranno così, non è detto che facciamo una serie, insomma voglio aspettare per vedere un attimino anche quello che è il voto. Ah, che figata anche questo. Quello che è il vostro feedback, un pochino il riscontro da parte vostra, perché capisco che è un titolo particolare, diciamo, per quanto riguarda una serie, diciamo. Però per esplorare un pochino queste che sono le particolarità di questo titolo. E poi eventualmente, se vi può interessare, fatemelo sapere nei commenti, anche la modalità, tra virgolette, storia, cioè sostanzialmente quella che ci fa prendere ogni singolo personaggio per vedere un pochino quella che è la sua, sì, per appunto la sua storia. Intanto dobbiamo parlare con Alice o Alice. Why, hello there. Due lottatori che vogliono solo diventare più forti, giusto? Noi, la gioventù contro l'anzianità, lascia fare. Sì, ci hai preso? Da cosa l'hai capito? E me lo chiedi pure? Ce l'avete praticamente scritto in faccia, soprattutto noi, guarda come siamo cattivi. Scherzo, era solo per rompere il ghiaccio. Siete gli studenti di Luke, vero? Mi ha chiesto di darvi una mano con il vostro allenamento. Prima di tutto, la missioncina di venirmi a parlare è andata benissimo. Beh, almeno questo lo sappiamo fare, dai. Ora, che ne dite di batterci? Non fate i timidi, però, eh? Sono molto più forte di voi due. Perfetto, su questo non ci sono dubbi. Ora, con combo automatiche. Quando usi lo schema di comandi moderno, puoi eseguire le combo automatiche tenendo premuto R2 mentre attacchi. Ah, ok, quindi R2 più quadrato, R2 più X. Infliggere danni enormi all'avversario. Man mano che vai avanti nella storia potrai eseguire attacchi consecutivi diversi oltre a quadrato X. Quando si impostano le mosse speciali, queste saranno utilizzate nelle combo automatiche. Ah, ok. Terzo colpo della combo automatica 2 di Luke utilizzerà una mossa speciale che occupa lo slot. Ok. Vabbè, proviamo. Aia. Ma fai, signori, però. L'uppercut era sempre liscio, però, eh. Ok. Va bene, va bene. Nice hustle. D'accordo, ok. Vi state ancora ambientando nel mondo della lotta di strada. Per quanto riguarda la prossima missione, perché non andate a combattere contro qualcun altro? Potete sfidare qualcuno con quadrato. Tornate a parlarmi dopo aver battuto due avversari. Ok, signori, andiamo con il nostro anzianotto. Quindi premi quadrato, va bene, a quelli che accettano la tua sfida. Comparire il livello sopra la testa ha indicato quanto sono forti. Prova a iniziare un combattimento con qualcuno al tuo livello. Cioè livello 1, praticamente. Sì, ce n'era qualcuno, quello è livello 9. Avevo visto... Allora, c'è Jessica. Jessica, senti un po'. Ci pestiamo? Guardali. Allora, puoi usare degli oggetti in battaglia. Premi start per aprire il menu di pausa. Poi seleziona un oggetto dall'inventario. Puoi usare oggetti per recuperare salute o per avere benefici vantaggiosi e cambiare le sorti della lotta. Ok, quindi anche questa qui non è proprio un combattimento, diciamo, canonico per quanto riguarda uno Street Fighter. Anche se, come detto, questa è la modalità World Tour, quindi diversa da quella che è la classica scalata, per l'appunto. Quindi hanno aggiunto anche l'utilizzo di... Aumenta danni inflitti e riduzione danni subiti. Figo, figo. Allora, proviamo ad andare senza utilizzare R2 per capire un attimino se... Ah no, ancora non ho... giustamente. Attenzione, la signora l'abbiamo devastata male. Scusa, signore, però noi siamo troppo... con una certa prepotenza, quindi ci sta. Dov'era l'altro tipo di livello 1? Ah, Jessica poi ce la elimina proprio fisicamente. Bene, questo è di livello 2, James. Vabbè, proviamo James di livello 2. James, c'è anche Peyton. Però ce la prendiamo sempre con le signore. Proviamo Peyton. Magari c'è Spawn, che ne so. Pizza! Alle spalle, alle spalle! Cavolo, fa la presa, ma... Aia, giovano. Guarda che ci siamo una certa, devi fare proprio lo spiritoso. Vabbè, al momento anche le mosse sono abbastanza poche, però.
Oh, la lotta rende più forte il tuo avatar. Il tuo personaggio salirà di livello guadagnando esperienza che aumenterà i parametri di base come la salute. Riceverai anche punti abilità in base al tuo livello e potrai usarli per sbloccare nuove abilità. Puoi verificare il tuo livello attuale e la salute in alto a destra dello schermo usando lo smartphone. Perfetto. Ottieni punti abilità salendo di livello. Se apri l'app stato nel tuo smartphone e poi scegli abilità, puoi usare i punti ottenuti per sbloccarne di nuove, rendendo più potente il tuo avatar. Magari si potrebbe anche fare un mix, nel senso, sempre se vi garba, eccetera, eccetera. Insomma, questo è tutto da valutare. Un episodio di World Tour e un episodio di storia, volendo. Si potrebbe anche vedere questo. Quindi praticamente noi qua possiamo andare a vedere con lo smartphone, missioni, mappa, messaggi, fotocamera, sfondo, scorciatoie. Ok. Poi allora, andiamo a vedere un po' di cose. Puoi vedere o cambiare lo stile che stai usando e quello che indossi. La sezione equipaggiamento. Alcuni potrebbero creare abbinamenti volti a migliorare le prestazioni, mentre altri decidono di focalizzarsi sull'avere un look da urlo. Ah, quindi anche la tecnica vanno a cambiare, insomma, le prestazioni. Alcuni preferiscono padroneggiare un solo stile di lotta, mentre altri si destreggiano tra vari stili. Sperimenta fino a trovare la strategia che funziona per te. Ci sono 4 tipi di attacco e la potenza di ognuno è rappresentata da una statistica diversa. Pugno, forza calcio, forza presa, forza mosse. I valori di ogni statistica aumenteranno quando sali di livello. Indossi equipaggiamento, sblocchi abilità di una serie, usi oggetti o entri in confidenza con i tuoi maestri. Esplora il mondo, vivi nuove esperienze e diventa più forte. Ok, stile di Luke. Questo è quello che possiamo utilizzare, che penso che abbiamo. Tenuta da allenamento. Aspetta, fammi della magliettina, girati, Giovanò. La canotta fa troppo tamarro? Vabbè, una certa, però è tamarro lui, quindi... Pantaloni ci abbiamo questi, scarpette. Attenzione, queste sono aggressive, no? Le scarpette aggressive. Guanti. No, va bene, va bene. Mosse speciali, attenzione. Diventare l'apprendista di un maestro ti dà accesso a nuove mosse speciali. Il numero che puoi usare in contemporanea è limitato, con una mossa speciale per ciascun comando. Le mosse speciali a terra e aeree si possono abbinare separatamente e puoi impostarne di diverse per i singoli stili. Non è possibile assegnare mosse con carica a slot neutrali nei comandi moderni. Inoltre non è possibile assegnare mosse speciali agli slot contrassegnati da un lucchetto. In questo caso sarà necessario liberare uno slot occupato o sbloccare abilità che ti fanno aumentare gli slot. Quindi noi abbiamo questa qui. Pugno potente, va bene, che te lo dice anche in che modo farlo. E va bene. E abbiamo quelle in aria, che in realtà non ne abbiamo in aria. Ah, proprio non ne abbiamo scoperte. Vabbè, andiamo a parlare con Alice, va. Ora avete un'idea più precisa della lotta? Provaci in prima persona, provarci in prima persona è il metodo migliore. Quando siete in giro, non tutti quelli che incontrerete ci andranno piano come me. Quindi, prima di sfidare qualcuno, meglio scegliere con cura l'avversario. Comunque, ci vediamo in giro. Sì, ci vediamo, sì, perché è anche abbastanza visibile la signora. A volte dovrei parlare con qualcuno per strada e invitarlo a lottare. Vedila così, è tipo salutare i passanti, ma con un sacco di pugni in più. E se tutte queste botte ti fanno venire fame, metti qualcosa sotto i denti. C'è un furgoncino che fa una pizza strepitosa in zona, non lo diresti mai dal suo aspetto. Facci un salto e provane una fetta. Ok. Quindi anche mangiare fa parte dell'addestramento? Il coach ci sta prendendo in giro? Però ho fame in effetti. Tanto vale fare come dice. E andiamo, andiamo. Attenzione, qui è un po' come il nostro Ryoma di Like a Dragon Ishin. Andiamo in giro a pestare gente e poi ci fermiamo a mangiare. Onesto. Salve, signor negoziante. Possiamo anche combattere. Attenzione, però noi parliamo. Mazzane. Allora, il cibo acquistato nei ristoranti può essere mangiato, usato per recuperare salute o per fornire un'ampia gamma di effetti. Ci sono due tipi di cibi, gli alimenti che si usano subito al momento dell'acquisto e quelli usati in battaglia. La scelta di cibi cambia di tanto in tanto, quindi controlla la mappa periodicamente per vedere cosa c'è sul menu. Allora, io acquisto. Abbiamo... questi mangia sul posto e quegli altri sono bloccati. Beh, proviamo sta pizza, dai. 2,50... No, costa troppo. Proviamo quest'altra che è verdure. Madonna. Asparagi e altre verdure. Purtroppo mi sa che signori per l'economia tocca fare questo. Vabbè, ma insomma. Nonostante sia fermamente convinto che la mia patria abbia il cibo migliore del mondo, la pizza ha chiaramente un vantaggio scorretto. Come si fa a competere con una mozzarella così invitante? Sì, e l'hai mangiata chissà dove, eh. Pensa tu se vieni in Italy che te mangi.
Allora, che ti avevo detto? Pizza da urlo, eh? La pizza è sempre buona, sia chiaro, ma ho un debole per quella al salame piccante. Pure io, però, costava troppo. Se la resistenza ti sta abbandonando, mangia qualcosa e ti rimetterai in sesto. Certi cibi ti faranno persino colpire più forte, muovere più velocemente, cose così. Il cibo può potenziarti in un sacco di modi, non avere paura di allargare i tuoi orizzonti gustativi. Ora che hai la pancia piena, perché non fai un salto alla prossima meta? Dov'è che dobbiamo andare? Oh, really? Ora dobbiamo andare lì. Cavolo, cosa ci sarà stavolta? Sì, che poi questo sembra anche un po' l'ambientazione Yakuza Style, la piazza di Kamurocho. Anche se adesso stiamo spippolando Like a Dragon Ishin. Mi raccomando, andatelo a vedere. Secondo canale, gioco spaventosamente bello. Quindi, sto periodo veramente c'è tanta, 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 tanta roba. Tra quello, Diablo 4, Zelda. Spettacolo. A voi sta modalità vi incuriosisce o siete più i classici tipi che uno Street Fighter o un picchiaduro canonico deve essere vai e pesta con scalate canoniche? Fatemi sapere, io onestamente non disprezzo neanche queste modalità, anzi forse le apprezzo anche abbastanza per il semplice fatto che comunque vanno ad aggiungere qualcosa in più al classico combattimento. Ho detto da me che per l'appunto i combattimenti faccio cagare, e per quanto questo sia il fulcro naturalmente del gioco, però diciamo ti ci fa avvicinare al combattimento in modo un po' meno devastante della serie. Compri un picchiaduro, vai a giocare online e vedi che sei impedito. Già lo sapevamo nel mio caso, ma poi, almeno questo fa finta che non lo sei. Comunque, quando lotti in città potresti ritrovarti a fronteggiare più di un avversario alla volta. Il numero di avversari in una battaglia specifica è indicato in basso sullo schermo. Premi. Vabbè. Pestiamo chi che sia, eh. Satapin. Però non riesco a utilizzare il. Gli attacchi quelli con L1 e R1 che avevamo nel. Forse. Ah, no, aspetta, devo ricontrollare una cosa, però. Complimenti per lo stile, naturalmente. Sempre molto sobrio. Di chiunque. Ehi, ciao, eccovi di nuovo. Lasciate che vi presenti i miei fratelli, Tracy e Ryan. Ok. Luke, tu sei Tracy? Ma non l'avrei detto, però. Luke ci ha chiesto di darvi una mano con l'allenamento e ha coinvolto tutta la famiglia. Ha funzionato? Gli scatoloni hanno fatto la loro parte. Stiamo imitando i teppisti che ci sono qui in giro, nascondono il viso in questo modo. Ah, con gli scatoloni? Beh, comodo. Stanno aggredendo un sacco di gente, fate attenzione, ok? A volte vi capiterà anche di dover affrontare più avversari contemporaneamente. Allora, alcuni cittadini potrebbero attaccarti a vista, proprio così. Vabbè, si vedono quelli con copricapi imbarazzanti, maschere e cose. Tra questi possiamo trovare ad esempio dei membri di una gang con delle scatole di cartone in testa oppure in generale con qualcosa a coprire il viso, appunto. Quindi stai allerta e tieni gli occhi aperti per individuare subito questi malintenzionati. Il loro nome sarà evidenziato in rosso. Allora. E sì, a volte sarà la strada a portarti gli scontri e è lì che devi tirare fuori l'autodifesa al massimo. Fidati di me, ci sono alcuni posti che ti conviene evitare se non ti sai difendere. Questo allenamento ti aiuterà a camminare per strada con tranquillità, sempre e comunque. Ottimo, via con la prossima lezione. Vedi l'insegna del negozio di vestiti? Vorrei che facessi un po' di shopping. Oh. Negozio di abbigliamento? Quindi vende vestiti e roba così? Beh, apparentemente sì. Non sono mai stato in un posto del genere, ma se si tratta di allenarsi, beh, non mi rifiuterò. Beh, tu ce l'hai il vestitino, noi stiamo un attimo con la canotta, quindi siamo un po' così. Dripping style! Andiamoci a vestire, va, signori, che. Ma nel mentre possiamo comunque pestare gente a piacere, della serie. Rachel! No, sì, vabbè, uguale, uguale. Giunso! Allora, aspetta. Uè, hai visto? Uè, giovanotto! Ma che ne sai? Attenzione, ha fatto la Findus. Poi ha capito, eh. Aspetta, fammi vedere un attimo. Vabbè, niente, volevo vedere una cosa, ma non mi riesce. Ma finiamo di saltare tutti e due. E basta. Oh, va bene l'anzianità, però. Tiè. A posto così. Ogni tanto qualche pestaggio in amicizia ci sta, eh. Vuoi pure tu? Vuoi delle botte? Io ti ho visto, eh. Guarda che ti ho visto che mi hai guardato storto. Quindi noi.
Beccate sto baiocco. Ui, satapam! L'ha beccato comunque, gli va forte. Bravissimo. Ok. Comunque. Allora, puoi comprare equipaggiamento indossabile nei negozi di abbigliamento. Questo equipaggiamento non cambia solo l'aspetto del tuo avatar, ma anche i parametri. La scelta di prodotti cambia di tanto in tanto, quindi controlla la mappa periodicamente per vedere le offerte. Allora, vediamo cosa possiamo acquistare. Un cappellino, bellissimo, gli sta molto bene, possiamo dirlo. Aumenta la forza dei pugni, tra l'altro. Possiamo cambiare... Ah no, cioè dobbiamo comprarlo per forza? Credo di sì. No, acquistane uno, credo che sia anche abbastanza. Berretto da strada. Vuoi indossare? Beh, certo, siamo più potenti così. Puoi indossare l'equipaggiamento acquistato sulla schermata di stato e selezionare l'equipaggiamento. Metti a confronto i parametri e cambia l'aspetto del tuo avatar fino a trovare una combinazione che ti soddisfi, ma soprattutto con stile, tra l'altro. Vabbè, il cappellino già ha vinto comunque. Non sta molto bene con quello che ho addosso, vero? Ma guarda a me. Vabbè, tutti e due abbiamo comprato lo stesso cappellino, quindi insomma. Siamo coordinati? E quindi dovrebbe essere meno cringe. È così che parlate da queste parti, no? Ma guarda, hai scelto la persona sbagliata, onestamente. Ah, vabbè, non funziona affatto così. Non si tratta di essere coordinati. In realtà così è anche peggio, eh? Effettivamente. Vabbè, comunque andiamo a menare le mani, va. Che forse è meglio. Hai svuotato il negozio? Vabbè, non importa se la moda non è la tua passione, sai, un po' di attenzione a cosa indossi può fare la differenza in uno scontro. E poi, cioè, non è fantastico quando trovi l'outfit perfetto? Sì, guarda come stiamo vestiti. Comunque, ottimo, per oggi abbiamo finito. Sono in giro per la città in questo esatto momento. Vediamo se riesci a trovarmi. Come lo troviamo, Luke? Vediamo, dai. Il coach sta arrivando, vuole che lo troviamo noi, ma non sarà difficile. Si nota lontano un miglio, un po' come me. Vediamo se lo addocchiamo, attenzione. Ma ce l'ha segnato sulla mappa, scusa. A parte che ce l'aveva... Vabbè. Guarda come spacco il culo a Fernando, mister. Dai, Ferna. Satapim. Guardalo come... Madonna mia, mi ha dato una pignatta sui denti. Dove vai? Però salta molto prepotentemente per l'età che c'ha il nostro personaggio. Satatapam! Sulle tibie! Sulle tibie! Vieni qua! Ecco cos'è, la finiamo! Bravissimo, bravissimo! Con quale agilità! Luke, hai visto? Siamo veramente... Salve! What's up? Come sta andando in città? State facendo delle esperienze pratiche in strada? Coach, stiamo davvero diventando più forti con queste commissioni che ci fai fare? Hold up. Dubitate forse della saggezza del vecchio Sensei Luke? Vediamo come siete messi allora. All right. Non serve alternarvi, sfidatemi entrambi, via! Attenzione, Luke livello 10, ma come livello 10? Così poco? Vabbè, lui naturalmente non credo combatta. Aia. Vai. Dovremmo metterci uno dal lato e uno dall'altro. Così facciamo. Panino, lo spacchiamo a testa. Madonna santissima, l'ha rintronato. Vai, insisti. Niente, abbiamo piato proprio le botte forte. Alle spalle. Pialo alle spalle. Grande. Aspetta, aspetta. Quell'altro è morto? Credo. Merda. Credo di sì. Attenzione. E là, che appercattino, madonna. Vabbè, però comunque un po' male gli abbiamo fatto, eh. E con un po' dico un po' poco, però, vabbè. Allora? Voi due vi fate un giro di città? Ah, vabbè, e poi you come back with the confidence to go toe-to-toe with your lovable coach. I guess that practical training paid off in spades. Am I right? Vabbè, dai, può andare peggio. Grind like crazy. Not let up. Not for a second. The road to the top is long, but you just gotta take it one step at a time. That first step you both took just now? Something to be proud of. Man, you two are great students.
Guarda come ci fomentiamo per poco. Onesto. Allora, nuovo maestro. Ora ti addestra Luke. Hai anche imparato la sua mossa maestro. Diventando l'apprendista di un lottatore leggendario, avrai accesso al suo stile che potrai usare durante gli scontri. Ogni stile prevede mosse specifiche di quel lottatore. Cercali e trova lo stile più adatto a te. Le mosse uniche sono mosse normali con proprietà speciali. Quante ne hai a disposizione, il loro effetto dipende dallo stile maestro che usi. Queste mosse possono essere eseguite usando le freccette LS e un attacco contemporaneamente, ma se hai paura di sferrarli per sbaglio puoi sempre rimuoverli dalla lista mosse. Tieni però a mente che di base sono tutte utilizzabili. You know what? You make a darn good team. I don't think it'd be the worst thing for you two to take on the world together. Beh, insomma. Together? Oh, che c'è da ridi? Absolutely. Do some training like we did at the gym and around Metro City. Then, the two of you can go and travel the world. You can really get to know each other. Take on all comers. Seriously, you'll have a blast. I'm sorry, I can't. I need to be strong, and I need to be it now. I'm not like you. I can't go around treating this like a game. Bosh, come on. Coach, I'm done with the course. I got things I need to take care of. But you're right. This did give me some confidence. Thank you. Our only fight ended in a draw. Wish we could have had a rematch. Vabbè, ognuno per la sua strada, dai. Tanto noi siamo anzianotti, la nostra l'abbiamo fatta, non c'è bisogno di stare in compagnia dei giovincelli, dai. Qualcosa stava tormentando Bosch, abbiamo notato, ma cercare la forza in fretta e furia può condurre solo al disastro. Speriamo solo che non si ritrovi in qualche situazione assurda. Sai, in tutta onestà non mi sono mai considerato un vero maestro. Il capo diceva che ero una testa calda e mi metteva a insegnare ai nuovi studenti per farmi calmare. Mi sto impegnando un sacco, ma forse i miei metodi sono migliorabili. Comunque, la lezione di oggi finisce qui. Ti contatterò usando questo aggeggio d'ora in poi. Un telefono? Sì, sì, ho notato, ho notato. Ah, sì, giusto. Se vedi Alice, dille che la ringrazio per avermi aiutato con le lezioni, ok? Lei ha un sacco di roba da insegnarti, perciò spero che riusciate a tollerarvi a vicenda. Ok, vabbè. Allora, puoi scegliere tra due tipi di comandi usati negli scontri del World Tour, moderno e classico. Il sistema classico è un layout a 6 input, molto familiare ai giocatori di Street Fighter. Pugno debole, pugno medio, pugno forte, calcio medio, ok. Se vuoi controllare in modo più preciso il tuo avatar, ti consigliamo questo sistema. E io onestamente direi anche no, preferisco moderno perché se no mi sentrecce il cervello. Puoi cambiare comandi quando non stai combattendo, ti basta accedere al menu di gioco, selezionare opzioni e poi comandi. Moderno è consigliabile a chi preferisce comandi semplificati, mentre classico è per chi vuole giocare a Street Fighter nel modo in cui ha sempre giocato. Mai però. Provali e vedi quali preferisci. Ok, andiamo a vedere un attimino come stiamo messi noi. In linea teorica dovremmo avere quello moderno però. Comandi World Tour. Assegna comando? Non è assegna comandi, credo. No, che cazzo sta facendo? No, non salvare le modifiche, ho sbagliato, lo so. No. Apri preferenze input. Personalizzare il tuo fuori degli scontri. Ah, moderno. Ma penso sia questo comunque comandi giocatore 1 in generale, no? Vabbè, comunque andiamo a menà, va. Alice, ti voleva Alice, ti chiamo io, va bene uguale. Ti voleva ringraziare il maestro. Sei tornato a me solo per ringraziarmi? Dai, non serviva, è stato un piacere. Vabbè, stavi a due passi, quindi. E tu cosa mi dici? Inizi a raccapezzarti su tutta la questione della forza? E, sì, ho capito, ce l'abbiamo in pugno, guarda, lascia fare. Credi di imparare in fretta, eh? Secondo me stai correndo un po' troppo, ma ammiro la tua confidenza.
Allora, parlando ipoteticamente, mettiamo che qualcuno, io ad esempio, ti desse delle istruzioni dettagliate su come diventare forte. Se seguissi quelle istruzioni alla lettera, saresti soddisfatto dei risultati? Non lo so, dipende quali sono i risultati. Probabilmente no, vero? La forza va trovata da soli e per farlo dovrai parlare con le persone proprio come stai facendo ora. Ti conviene cercare dei lottatori degni di essere definiti leggende e chiedere di poter imparare da loro. Prendi il mio stile, ad esempio. Ho imparato da una lottatrice chiamata Chun-Li. Se stai cercando un modo per raggiungere un tipo di forza che sia solo tuo, forse vale la pena andare fino a Chinatown per conoscere Chun-Li e imparare il suo stile. Va bene, va bene. Eh sì, perché questo ragazzi ci mette a disposizione, questo War 2 ci mette a disposizione tutti i personaggi Street Fighter e da cui possiamo imparare appunto tante tecniche. Puoi ottenere i punti chiamati miglia eseguendo diverse azioni durante il gioco. Una notifica ti avviserà quando guadagni le miglia. Potrai usarle per continuare dopo aver perso uno scontro. Ah, la città ti offre un sacco di cose da fare e da vedere. Puoi chiacchierare con le persone, fare lavori part time per racimolare zenni o scovare oggetti rari nei posti più strani. Le persone che incontri lungo il tuo percorso ti indicheranno la via da seguire e ti aiuteranno a crescere. Ok, caramelle di ferro. Ci sono nuovi oggetti disponibili nel negozio. Trova tutti i negozi sulla mappa. Vabbè, piano piano, dai, capitolo 2 sbloccato. Stefani, meniamoci, veniamo alle mani. Su via, signorina. Venga qui, dai. E piano, non carica subito, signore, vieni qua. Che c'abbiamo la percat. Noi... ma fa se separa, signore. Eh? Come la mettiamo? Attenzione. Con quale violenza, tra l'altro. Non so se sia comunque una cosa buona quella di andare in giro a pestare gente così, cioè... però lascia fare. Allora, ma nel mentre, cioè, sì, pestiamo, continuiamo a pestare gente, fattibile. Oh, ciao caro. Viaggerai ovunque per diventare più forte ora? In questo caso tanto vale prendere l'autobus. Chinatown è di là, non puoi perderti il grosso portale. Buona fortuna, ma allora... attenzione, dopo aver esaminato una fermata del bus per la prima volta, diventerà disponibile come posizione per il viaggio rapido. La selezionerai sulla mappa nel tuo smartphone e ti teletrasporterà istantaneamente lì, anche da molto lontano. Cerca di scoprire tutte le fermate che incontri in città. Ci sono inoltre punti che possono essere sbloccati tramite le missioni. Presta attenzione alle persone che indossano magliette con il motivo dell'autobus. Potrebbe valere la pena di parlarci. Ah, ok. Vabbè, quindi qua abbiamo sbloccato... devo cliccarci o posso... punto di viaggio rapido sbloccato. Ok, dobbiamo cliccarci, quindi... vediamo un po' il signor Michael. Vabbè, non è che dobbiamo veramente pestare tutti. Anche se, cioè, sì, in realtà, credo. Allora, andiamo a vedere. Questi sono di livello 1, noi ormai siamo Xiao Jin, metti da parte il telefono. Dobbiamo pestarci male. Aia, mazza in bocca, mi ha dato un cazzo. Un pugno, un calcio in realtà credo che fosse un po' che arrivava dritta per te. Vieni qua. Aia. E basta. E basta. Sì. Venga qui. Porco due. Hai visto come ti salta alle spalle. Spata pim. Un attimo. Vai. Bravi tutti, eh. Arrivederci. Allora. Attenzione, Giulio. Livello 6. Beh, secondo me guadagniamo di più. Non ti ho mai visto da queste parti. Pratichi le arti marziali per caso? Chun-Li, giustamente. Basta guardarti per capirlo. Hai un'aria particolare. L'aria di qualcuno che vuole diventare più forte. Oh, giusto. Fatti dire una cosina. Hai mai ricevuto degli oggetti dopo una lotta? Sì, da il caso che tu possa ottenere un sacco di oggetti interessanti soddisfacendo requisiti specifici in uno scontro. Una specie di ricompensa per aver fatto più fatica. Comunque, tienilo a mente. Sono sicura che ti tornerà utile se vuoi pomparti i muscoli. Allora, ogni avversario ha una serie specifica di condizioni per la vittoria e vincere la battaglia soddisfacendole ti farà ottenere ricompense associate, i bottini di lotta. Se vuoi ottenere ricompense specifiche, molta attenzione alla condizione adatta al tuo approccio al match. Le ricompense dei bottini di lotta vengono mostrate all'inizio di ogni scontro. Durante lo scontro, per visualizzare condizioni e bottini di lotta, dagli avversari con l'icona di una serratura puoi ottenere ricompense rare. Controlla le condizioni dei bottini di lotta e scopri se puoi aggiudicartele. Ok, ma quindi noi ci pestiamo adesso, eventualmente. Scusate, devi levare tu. No, con lei non... no, si combatte. Eh no! Che cazzo!
Ma perché te levi dalle palpebre? Ma vedi che stava a lottare con la signora. Cioè, stava a cercare di lottare con la signora. Poi tu ti sei messo in mezzo. Guarda questo. Questo è tutto top. Attenzione, nonostante sia di livello 2, però. Ma che la testa, dai. Bravissimo. Ok, adesso posso per favore pestare la signora? Sempre in amicizia, eh? Non mostri disponibile. Andiamo, intanto sfidiamo la signora. Questa era di livello più alto, quindi. E questa c'ha... Allora, fammi vedere però. Quindi io devo andare su start. Sconfiggi questo avversario. Ok, manda a segno una presa. Manda a segno tre pugni. Vabbè, per i pugni. Un, due, tre. Non è vero perché si è parato. Porco due, porco due. Tre pugni presi. Una mo, una presa. Bravissimo. E mo basta, mo la devi patascià. Se ce la fai. Aia, le tibie. No, eh no, così c'è, stiamo solo a piedi, botte, giovano. Questo è forte, mica possiamo. Aia, aia. Le parate mi risultano un po' difficili perché poi devi prendere la freccetta sotto dietro. Oh, oh, oh. Vai così, insisti, insisti. Le tibie, le tibie. Bravissimo. C'è da andare fieri di aver pestato una signora all'incrocio della strada, però, insomma. Ottenendo XP a sufficienza per un certo stile, quello stile salirà di livello. Il tuo maestro potrà quindi insegnarti nuove mosse la prossima volta che parlerai con questi. Potresti anche guadagnare un aumento di parametri. Gli XP per gli stili si possono ottenere in gran quantità parlando ai maestri o lottando contro cittadini che usano quello stesso stile. Ok. Mentre esplori la città, a volte ti capiterà di notare dei cittadini che hanno delle icone maestro. Questi cittadini sono lottatori di talento che usano le mosse da lottatore leggendario corrispondente e ti faranno ottenere un bel po' di XP stile se li sconfiggi. Delle icone maestro, quali sono? Ah, ok, quella, cioè c'è la faccina del loro maestro per l'appunto. Va bene, tipo tu c'hai un maestro? Te devo menà? No. Eh no, per sapere, qua non ce lo facciamo dire due volte. E qui si è entrati in Yakuza, che poi è anche un po' lo stile del delle camminate nella città. Ricordo un pochino i vari giochi del Team Yakuza. Io... Attenzione, proprio con le mani dietro la schiena. E qua è leggiatria. Vabbè che c'è una coscia che ti dà un calcio e ti stacca la testa. Manco Roberto Carlos. Disappointed in you. It's all that fooling around on your PC. I'm not fooling around. You're just way too good. Sorry for the trouble. I didn't mean to get you involved. Ma non si fa così con gli anziani, eh? Piacere, Julie. Mi puoi insegnare a guardare i cantieri? Visto come teneva le braccia dietro la schiena, no? È la tecnica proprio degli anziani per guardare i cantieri. Poi lei, per carità, è un po' più agile, ma... Ok, capisco. Quindi stai cercando la forza? È un'intenzione che comprendo a fondo. Ho avuto anche io una lunga carriera da lottatrice e ho affrontato avversari di ogni genere, tra cui nemici della potenza smisurata e amici forgiati dalle fiamme della competizione. Ma dopo tutti quegli anni di lotte ho deciso di prendermi una pausa. Per questo sono qui a insegnare il Kung Fu alla gente. Non ti prometto di consegnarti la forza che stai cercando, ma sarei felice di insegnarti qualche trucchetto. Cominciamo, Li Fen. Ci meniamo con la signorina? Vediamo. Si può fare, eh? Come on, hurry. Avanti, sbrigati. Ah no, andiamo a lezione. Piano che ci abbiamo la cataratta, vedi?
Guardalo, con che agilità, eh. Bravissimo però, eh. Quello è il cappellino che ci aiuta. Eh no, questo... Aia. Eh no, questo era prevedibile, che non è proprio fisicamente possibile che noi riusciamo a fare una cosa del genere. No, no, questo è proprio il livello estremo di forza, no, questo non è fattibile. Ok, abbiamo un nuovo maestro. Ma quello di prima abbiamo scaricato, insomma. Ora ti addestra Chun-Li. Avrai a disposizione lo stile di Chun-Li con le sue mosse di base e uniche. Ha anche imparato la sua mossa maestro. Spara un raggio di chi in avanti, utile per attaccare gli avversari da lontano. Freccia dietro e qualcosa, credo. Non so quale tasto sia quello, non mi ricordo minimamente. Una serie di calci rotanti in testa e giù e gamba divaricate. Questa mossa infligge danni, molti danni, ed è utile per eseguire combo contro gli avversari che si sono esposti troppo. Ma solo la freccia verso il basso e non riesco a... Diventando apprendista di qualcuno avrai accesso a più stili, ma puoi usare solo uno stile alla volta, quindi trovane uno che si adatti bene al tuo approccio alla lotta, è cruciale. Per cambiare stile accedi al menu stato del tuo smartphone e quindi equipaggiamento. Gira in lungo e in largo per trovare lottatori leggendari che ti addestrino a provare tutti gli stili che puoi. Ok, puoi usare come e quando vuoi le mosse speciali che impari, anche se cambi stile. Poi, combinando le mosse speciali di lottatori leggendari diversi, puoi creare uno stile di lotta personalizzato e unico. Possono essere personalizzate aprendo lo smartphone, selezionando stato e poi mosse speciali. Il numero mostrato dà un'idea generale del danno, ma fattori come il proprio livello influiscono su questa statistica. Le mosse speciali devono essere impostate per ogni stile e tipo di combattimento. Ok, noi ad esempio adesso ci ha sbloccato quelle mosse. Possiamo andarle gentilmente a... Allora, ad esempio, stato. Mosse speciali. Ok. Io però qua ci potrei mettere la mossa questa qui. Allora, l'uppercut in realtà era molto utile. Secondo me quello... l'uppercut lo terrei, anche se... I danni sono più forti di questo qua, eh. E poi l'uppercut mi... Questo qua lo vorrei provare. Non è abilabile a questo slot. Lo metto a questo slot. Ok. E quindi immagino che qua l'uppercut non ce lo posso mettere. Ah sì. Vabbè, bastava spostarli comunque, come te pare. E qui abbiamo le varie abilità. Puoi usare i punti abilità per sbloccarne di nuove, aumentando il numero di abilità che puoi imparare e dandoti più possibilità di rendere più forte il tuo avatar. I punti abilità si ottengono salendo di livello. Quando arrivi a un bivio della serie di abilità, puoi scegliere quale preferisci sbloccare. L'ordine in cui scegli di impararle non ha importanza, alla fine potrai comunque impararle tutte. Ciononostante, cerca di tenere traccia dei tuoi punti abilità e fai pure tutte le ricerche del caso su quali abilità potrebbero risultare più adatte a te. Se vuoi ripensare al modo in cui hai sbloccato l'abilità, puoi premere quadrato per farle tornare tutte bloccate. Dovrai usare dei continua per poterlo fare, ma è un piccolo prezzo da pagare per poter provare abilità diverse. Beh, non male. Allora, noi in realtà aumenta la forza dei pugni, aumenta la forza dei calci, aumenta la forza delle prese e aumenta la forza delle mosse uniche. In realtà queste si potrebbero, cioè questa che aumenta la forza si può fare, quella dei pugni che è quello che usiamo di più. Prese o mosse uniche. Aumenta la salute massima e aumenta la difesa. Vabbè, questo ci sta, la difesa. Il numero massimo di mosse personali. Ok, però abbiamo finito le coppette, quindi. Scusa, andiamo a pestare qualcuna signora qua. Vediamo. Scusa, signori. È giusto per provare, perché voglio capire un attimo. Aia. No. Aspetta, sto cercando di... No, non è questo. Aspetta che mi ha rotto il culo finalmente. Ah, signore, aspetta un attimo. Io stavo a provare le mosse, tu... Ecco, era questa. Ok, ho trovato, era triangolo la... No. Guarda che separa. Madonna santissima, mi ha rintronato tantissimo la signora. Con quale violenza? Lao Mao.
Quando la tua salute si deve seguire, scegli se continuare o meno. Se decidi di rialzarti, la tua salute verrà rigenerata completamente e la battaglia andrà avanti. Se decidi di arrenderti allo scontro finale, dovrai ricominciare la partita in una posizione prestabilita. No, io riprovo subito. Tieni duro, non lo possiamo fare? A cazzo, allora, scusa, mo dice a fa. Ma no, che con quale violenza fisica poi? È una lotta tra anziani. Cioè, noi ripartiamo da qua in che senso? Aspetta, fatemi capire un attimo se non mi ha sbloccato tipo le abilità che c'avevo prima o se... No, no, le ha sbloccate, quindi sostanzialmente... Questo speciale equipaggiamento... No, no, me l'ha tenuta, quindi semplicemente mi ha ributtato qua. Ok, ok, ok. Va bene, ragazzi, dai, a questo punto io direi di salutarci qui con questo episodio di Street Fighter 6 per quanto riguarda il World Tour. Mi raccomando, voi fatemi sapere la vostra. Spero che vi sia garbato l'episodio e fatemi... Insomma, io vedo un pochino se vi può interessare o meno il proseguio di questa modalità e magari, come detto, anche alternandola con la modalità storia. Cioè, la modalità quella che abbiamo visto che è possibile... affrontare per scoprire un pochino di cose in più per quanto riguarda i nostri personaggi. Va bene, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, qualora vi interessi. Un saluto a tutti da Quel Tale Ale.